Presidente, quali sono le esigenze, le richieste espresse dal mondo agricolo, da CIA al Presidente Cirio? Intanto ringraziamo il Presidente Cirio e tutta l'amministrazione che erano qua presenti, perché indica una sensibilità particolare verso il mondo, verso il nostro mondo, che in questo periodo è davvero in sofferenza, sia per quelle aree in cui sono avvenute più di una grandinata e quindi hanno visto portato via il raccolto eccetera, e sia per il dramma che affrontiamo giornalmente ormai da anni sulla questione dell'invasione della fauna selvatica. Io direi che quello che chiede il mondo agricolo è di essere autonomo, fare reddito, e quindi per fare reddito la prima cosa che serve al mondo agricolo è secondo me l'aggregazione tra le imprese, tra le aziende agricole, le cooperative eccetera, e questo è un compito istituzionale che abbiamo segnalato oggi anche al governo regionale, sul quale noi vorremmo che le tavole rotonde, i tavoli verdi che si fanno a livello regionale trovino come contrapposizione tutta la filiera agricola, sia dalla produzione alla vendita, trasformazione e quant'altro. Questa è la prima necessità. E poi ci sono le calamità, i problemi legati alla crescita dismisurata di alcune razze, di alcuni animali, tipo gli ungulati. Noi innanzitutto oggi abbiamo dimostrato che la regione c'è, la regione non sta chiusa in un palazzo a fare le riunioni di Torino, ma viene sui territori. Oggi siamo qui, stamattina eravamo a Vercelli, nel pomeriggio tardo saremo a Casale Monferrato, perché i danni che i comuni hanno subito, gli agricoltori hanno subito a causa delle tempeste, delle grandinate, delle trombe d'aria, sono danni che non possono essere affrontati da soli, non possiamo lasciare da soli le nostre aziende agricole piemontesi, così come i nostri sindaci. La regione ha fatto immediatamente quello che era sua competenza fare, abbiamo richiesto lo stato di emergenza a Roma, la calamità naturale, Roma deve fare la sua parte, così come il Piemonte ha sempre fatto la sua nei confronti dello Stato. I cittadini piemontesi, quando c'è da pagare le tasse, le pagano, e le pagano alle scadenze che Roma decide. Oggi che i cittadini piemontesi hanno bisogno di un aiuto per danni che sono stati subiti a causa di eventi atmosferici straordinari, devono essere evidentemente aiutati. In questo noi abbiamo fatto tutte le istanze con i comuni, con gli operatori, le organizzazioni agricole, e io credo che anche lo Stato potrà darci una risposta positiva, ma comunque già per intanto la Regione metterà immediatamente risorse a disposizione dei piccoli comuni perché non siano lasciati soli. Danni da avversità meteo, ma anche la fauna selvatica è emersa nell'incontro alessandrino. Quali disposizioni si possono attuare? Ma la mia presenza qui è anche legata a un incontro che ho avuto con Sua Eccellenza il Prefetto di Alessandria all'inizio del pomeriggio. Ho chiesto a tutti i prefetti del Piemonte, a cui ho scritto una lettera, di valutare la possibilità di convocare un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in ogni provincia del Piemonte per i danni da fauna selvatica. I danni da fauna selvatica sono i danni dei cinghiali, dei lupi, sono i danni dei caprioli, ma la questione principale è che un tempo erano danni solo creati all'agricoltura e causati all'agricoltura. Oggi, così come testimoniato dai recenti avvenimenti di cronaca, sono danni che riguardano la vita delle persone. Noi abbiamo avuto un incidente mortale ad Alba 15 giorni fa per un attraversamento di cinghiali. Proprio qua in provincia di Alessandria l'anno scorso in autostrada un attraversamento di un cinghiale ha creato un altro morto. Questo dimostra che non è più un problema agricolo, ma un problema di incolumità pubblica, e quando si tratta di problemi di incolumità pubblica sono i prefetti a dover decidere le azioni da farsi. Presidente, lei ha parlato di emergenza quest'oggi, di interventi in conseguenza di questa emergenza, si è parlato però anche di prevenzione. Che cosa può fare la Regione in questo senso? Noi dobbiamo lasciare i sindaci più liberi di poter gestire la pulizia dei rii nei propri comuni. Noi abbiamo casi in cui ci sarebbe la possibilità da parte dei sindaci di far fare gli interventi, aziende pronte anche a pagare per poterlo fare, e procedure farraginose, difficili con la Regione che non autorizza questo tipo di intervento. Siamo disposti a rivedere la legge regionale vigente, a rivedere soprattutto quelle che sono le disposizioni attuative, perché i sindaci abbiano realmente la possibilità di autorizzare sul proprio territorio comunale gli interventi di manutenzione dei rii. Questo è un qualcosa che i nostri anziani sanno bene, è un qualcosa che i nostri nonni sanno bene, la manutenzione l'hanno sempre fatta loro, e noi dobbiamo solo autorizzare chi vive in un posto a poterci dire quali che sono le necessità di quel posto. L'avversità meteo torna a far discutere sul problema amianto a Casale Monferrato. Qual è l'invito? Quali sono i provvedimenti possibili? Il problema amianto è un problema che esiste in Piemonte, far finta che non ci sia è sbagliato.
quando si scoperchia un tetto ritorna in tutta la sua gravità l'idea dell'Eternit che si sfalda e del reale pericolo dell'amianto. Noi abbiamo disposto la creazione di una cabina di regia per censire realmente gli interventi che sono necessari. Non possiamo pretendere che un privato cambi il tetto perché ha l'amianto ma venga lasciato solo con un'ordinanza. I privati non ce la fanno, le aziende non ce la fanno, possiamo sperare che qualcuno si adegui se lo aiutiamo anche economicamente. In questo Bruxelles ci può essere vicina e noi censiremo le reali necessità del Piemonte e con la prossima programmazione dei fondi europei inseriremo contributi specifici a quelle famiglie, a quelle aziende, a quegli imprenditori che vorranno nelle proprie abitazioni procedere a una lenta ma graduale e costante bonifica. Il quadro, quello che emerge è che sicuramente abbiamo, ahimè, già dei dati certi per quanto riguarda il Vercellese, perché abbiamo già fatto una stima che è sui 3.300.000 euro di danni e stiamo attendendo adesso quello della provincia d'Alessandria, che è appena iniziato come raccolta, sicuramente ha un danno, tipologia di danno diverso rispetto al Vercellese, ma temiamo di quantità abbastanza similari. Un'indicazione purtroppo da rispettare per l'agricoltura è che non potranno essere riconosciuti danni per colture assicurabili. Sì, questo purtroppo è una regola che tra l'altro dobbiamo anche trovare il modo se possiamo intervenire. Perché? Perché chi ahimè ha già avuto questa disgrazia nella propria professione e ha dovuto anche utilizzare assicurazioni, qualche assicurazione non ha più riconosciuto il premio e quindi di conseguenza dobbiamo vedere in questi casi qua, con questa iniziativa che ha già proposto il Presidente di intervenire come Regione, se possiamo almeno calmerare un po' queste problematiche che ahimè qualcuno si troverà dal fronte prossimamente. Innanzitutto un grazie veramente sincero al governatore Alberto Cirio. Abbiamo avuto un momento di difficoltà, sono stati colpiti i comuni, sono state colpite le culture, le strutture e il nostro ospedale ha subito danni rilevanti alle coperture. Il governatore Alberto Cirio si è fatto immediatamente parte diligente e ha voluto visitare i luoghi che hanno subito le grandinate, hanno subito il maltempo nelle scorse settimane. Qui con noi i sindaci dei territori colpiti, le associazioni agricole che hanno per prime lanciato i censimenti delle culture e degli impianti che sono state danneggiate e più in generale gli amministratori di quell'area di Piemonte che è stata recentemente duramente colpita. Io mi sono fatto portavoce come vicepresidente della provincia e sindaco del capoluogo del Monferrato Casalese, appunto Casale Monferrato, di questa comunità. Il governatore ha risposto immediatamente, lo ringraziamo, non eravamo abituati a tanta celerità, non eravamo abituati al fatto che quest'area fosse al centro degli interessi del governo regionale. Siamo felici perché questo è un primo cambio di rotta, adesso elencheremo quali sono le problematiche e cercheremo insieme una soluzione. Io lancio subito una proposta, che è una proposta sensata, che è quella dell'assicurazione per i comuni, dove la Regione può dare un contributo fondamentale, come accade per il mondo agricolo, dove di fatto lo Stato dà una contribuzione annuale. Ecco, si potrebbe pensare a un provvedimento dove tutti i comuni si assicurano e la Regione sostiene i comuni. Questo eviterebbe alla Regione degli esborsi non previsti e garantirebbe ai comuni un po' più di serenità nel momento in cui i sempre più frequenti fenomeni temporaleschi intensi vanno a colpire il bene pubblico e il bene dei privati. Si è parlato anche con i colleghi delle altre province? Sì, ho parlato con i colleghi delle altre province tramite l'associazione regionale. I danni per fortuna non sono stati in tutte le province piemontesi, ma so che la Regione, questo tour che sta facendo in provincia d'Alessandria, l'ha attuato in tutte le province del Piemonte, sicuramente è un provvedimento che va preso per tutti i 1.200 comuni della Regione e non deve essere una cosa singola per il nostro territorio.